Salve amici! Il Boeing CH-47 Chinook è un elicottero da trasporto militare a due rotori creato negli Stati Uniti, in servizio in più di 20 paesi in tutto il mondo. Si tratta di uno degli aerei più riconoscibili al mondo grazie ai film d'azione degli anni 90 e ai giochi per computer. L'elicottero ha ricevuto il suo nome in onore del popolo indiano Chinook, una parola che significa forte combattente. Lo Chinook ha partecipato a numerosi conflitti militari. Oggi parleremo di questo leggendario elicottero, in produzione da più di 60 anni. La sua ultima modifica risale al 2017 e gli Stati Uniti hanno già stipulato un accordo per la produzione di nuovi velivoli. Probabilmente avete una domanda: perché non è stato sostituito dopo così tanto tempo? La risposta si trova nel video di oggi. Imparerete anche come ruota un elicottero che non ha né ali, né coda, né rotore ausiliario, come funziona il suo motore, perché i soldati americani in Vietnam lo adoravano e perché non poteva volare di giorno. Ma cominciamo dal fatto che questo elicottero viene usato anche in ambito civile. Sin dalla sua creazione, lo Chinook ha svolto diversi compiti: evacuazione, soccorso in caso di calamità, salvataggio, lotta agli incendi e assistenza in lavori edili pesanti. Tre CH-47 giapponesi sono stati usati per raffreddare i reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Fukushima dopo il terremoto di magnitudo 9.0 del 2011. Venivano utilizzati per raccogliere l'acqua di mare dal vicino oceano e scaricarla nelle aree colpite. Per proteggere l'equipaggio dalle radiazioni, al pavimento di ciascun Chinook furono attaccate diverse piastre di piombo. Nonostante queste misure di sicurezza, i piloti dovevano mantenersi a distanza dai reattori e volare nelle vicinanze della centrale nucleare per massimo 45 minuti. Il modello commerciale dello Chinook, il Boeing Vertol modello 234, viene utilizzato in tutto il mondo non solo per il trasporto di passeggeri e merci, ma anche di ammassi di legname da regioni remote, per l'edilizia, la lotta agli incendi boschivi e il supporto alle operazioni di estrazione petrolifera. Passiamo ora alla storia di questo velivolo. Torniamo al 1956. A quel tempo, il trasporto di merci e truppe nell'esercito americano era svolto dagli elicotteri Piasecki H-21 e Sikorsky H-34. Erano velivoli nuovi. Il primo decollò nel 1952 e il secondo nel 1954, ma divennero presto obsoleti. I problemi principali erano il motore a pistoni e la velocità troppo bassa che non soddisfaceva i militari. Inoltre, la capacità di 20 persone non consentiva di inviare significativi rinforzi di fanteria. Non potevano neanche trasportare mezzi pesanti. Pertanto, nel 1956, il Pentagono decise di sviluppare un nuovo elicottero con caratteristiche che avrebbero soddisfatto i militari. I progettisti iniziarono a scervellarsi. Si divisero in due gruppi. Il primo voleva un elicottero da trasporto standard con una mobilità migliore. Il secondo preferiva un elicottero super pesante che poteva ospitare fino a 50 soldati, due veicoli corazzati o trasportare un carro armato su un'imbragatura esterna. O addirittura il sistema missilistico strategico MGM-31 Pershing. La discussione continuò per diversi anni. Inizialmente vinse la versione più conservatrice. Così iniziarono i test del prototipo, chiamato YCH-1A, che si rivelò troppo pesante per assistere le truppe d'assalto e troppo leggero per essere un vero e proprio elicottero da trasporto. Pertanto si prese in considerazione l'opzione più radicale e di rifare l'elicottero, che prese il nome YCH-1B. Il nuovo elicottero soddisfece il comando ed entrò in produzione con il nome CH-47A Chinook. Durante il servizio è stato modernizzato e ha ricevuto delle migliorie. Le prime versioni migliorate furono CH-47B e CH-47C. I miglioramenti riguardarono principalmente la fusoliera e la trasmissione, ma c'era anche la versione AHC-47A. Viene chiamata artiglieria aerea perché era un elicottero d'attacco equipaggiato con un lanciagranate da 44 mm, razzi non guidati da 70 mm, 5 cannoni e 5 mitragliatrici.
fu utilizzato dall'esercito americano durante la guerra del Vietnam, ma non molto perché era facile da distruggere. Nel 79 il Boeing CH-47D ricevette miglioramenti significativi. Innanzitutto furono migliorati i motori. La capacità di carico aumentò fino a 12 tonnellate. Grazie a ciò, lo Chinook poteva trasportare container da 12 metri su un'imbracatura esterna o l'obice M198. Quanto a quest'ultimo, il trasporto avveniva così. La fusoliera ospitava 11 truppe da sbarco e un carico di munizioni di 30 proiettili, e il cannone era attaccato all'imbracatura esterna. Ora questo sistema richiede troppo tempo, ma nel XX secolo l'opzione era abbastanza buona. Il CH-47D è stato prodotto fino al 2002. Parallelamente sono state apportate diverse modifiche intermedie, ma differivano di poco. I CH-47F iniziarono ad essere dotati di display a colori che presero il posto della strumentazione analogica, semplificando notevolmente il lavoro del pilota. Attualmente la variante più moderna è il CH-47F Block 2. Gli ingegneri hanno migliorato la trasmissione del motore e la fusoliera. Le pale del rotore sono in materiale composito, la cabina di pilotaggio è stata ridisegnata per ridurre il carico di lavoro del pilota, i sistemi elettrici sono stati migliorati, come anche il sistema di guida. In futuro è prevista la versione Block 3, e questo ci fa capire che il CH-47 Chinook resterà in servizio per almeno altri 30 anni. Il CH-47 non è stato sostituito perché il design si è rivelato così versatile ed efficiente da soddisfare ancora oggi le esigenze logistiche dell'aeronautica americana. Inoltre, l'avionica e i motori possono essere sostituiti senza problemi. Ora diamo un'occhiata alle caratteristiche dello Chinook CH-47. L'equipaggio è composto da due piloti e un supervisore del carico. Può trasportare da 33 a 55 soldati completamente equipaggiati. Inoltre, all'interno possono essere ospitate due auto blindo leggere. Sotto la fusoliera è dotato di tre supporti per i carichi. Il supporto centrale sostiene il peso maggiore. Gli altri due sono simili tra di loro. Con il loro aiuto si può fissare in modo sicuro un carico che consente di trasportare mezzi pesanti. La capacità di carico massima varia da 10 a 12 tonnellate a seconda della versione. Il CH-47 Chinook è lungo 30 metri se si contano le eliche, largo quasi 4 metri e alto circa 6. La fusoliera è lunga 16 metri. Il peso senza carico è di 11 tonnellate. Lo Chinook è equipaggiato con due motori T55GA714A. E ora cercheremo di capire il loro principio di funzionamento. Le pale anteriori immettono un grande volume d'aria nel motore attraverso prese d'aria assiali coperte da una rete. Finita in un tubo abbastanza piccolo, l'aria viene compressa. È in questa fase che viene aggiunto il carburante e l'intera miscela viene accesa. Così viene rilasciata un'enorme quantità di energia, 4.868 cavalli nella versione più moderna, la F. In situazioni di emergenza è sufficiente anche uno solo di questi motori. Questa energia fa ruotare le eliche posteriori, che a loro volta sono collegate sia alle eliche anteriori che alla trasmissione. Quest'ultima è divisa in tre parti. Quella centrale distribuisce l'energia tra la trasmissione anteriore e quella posteriore. Quindi le due trasmissioni laterali forniscono movimento alle eliche stesse, che ruotano in direzioni diverse. Quelle anteriori in senso orario e quelle posteriori in senso antiorario. Lo Chinook raggiunge i 315 km all'ora. Oggigiorno non è un valore sorprendente, ma all'epoca della sua creazione lo Chinook CH-47 era due volte più veloce dei suoi concorrenti. La velocità di crociera è di 296 km orari, ma vale quando l'elicottero è a pieno carico, soprattutto con carichi esterni. È molto più lento. L'autonomia da combattimento è di 370 km e quella in condizioni normali è di 740 km. Tuttavia, per trasportare merci su lunghe distanze sono state installate attrezzature per il rifornimento aereo. Una scelta senza senso, perché per trasportare attrezzature su distanze superiori a 1000 km è più logico utilizzare aerei da trasporto.
Lo Chinook ha delle sporgenze sui lati dello scafo. Al loro interno si trovano 6 serbatoi di carburante. Quelli centrali sono i principali e sono direttamente collegati ai motori. Quelli laterali, invece, alimentano i serbatoi principali. Il lato destro ha una capacità di circa 2300 litri e quello sinistro circa 2000. Le caratteristiche sono chiare, ora scopriamo come si è comportato lo Chinook nella pratica. L'elicottero ha ricevuto il suo battesimo di fuoco durante la guerra del Vietnam. Data la natura paludosa della zona e le trappole, non sempre i mezzi pesanti potevano procedere. Anche i camion avanzavano con difficoltà, quindi i principali compiti logistici spettavano allo Chinook, che ha soddisfatto i militari. Oltre ai compiti di trasporto, veniva usato anche per creare cortine fumogene e voli di combattimento. Ma c'erano anche dei lati negativi. Alla fine della guerra, dei 750 elicotteri in servizio, ne andarono perduti 200. Negli anni 70, l'Iran ordinò più di un centinaio di aerei, ma non tutti furono consegnati nel 78, quando iniziò la rivoluzione islamica. Questi aerei hanno partecipato anche ai conflitti militari, in particolare alla guerra Iran-Iraq e alla repressione delle rivolte. Nel 2015 in Iran erano rimasti tra i 20 e i 45 elicotteri Chinook. In seguito, i CH-47 presero parte alla guerra in Libia, dove svolsero missioni logistiche di routine. Furono usati anche nella guerra delle Falkland del 1982. In questo conflitto, uno Chinook britannico trasportò 81 militari contemporaneamente, nonostante il limite massimo di 55 persone. Il successivo conflitto in cui fu utilizzato lo Chinook fu l'invasione dell'Iraq nel 90. Qui gli Chinook si rivelarono molto efficaci nel trasporto del personale, perché un solo elicottero faceva il lavoro di 5 UA-60 contemporaneamente. Ma c'era anche il rovescio della medaglia. L'esercito iracheno era armato di RPG-7, che potevano facilmente distruggere i CH-47, e più di 30 persone sarebbero morte se il velivolo fosse stato perso. Per questo motivo, il comando proibì il trasferimento di rinforzi con gli Chinook durante il giorno, consentendolo solo di notte. Una situazione simile si verificò in Afghanistan. Ai giorni nostri, questa leggenda dell'aviazione militare è stata recentemente avvistata in prima linea in Ucraina. Questo elicottero è stato filmato nei pressi della prima linea, mentre eseguiva manovre a quote ultra basse. Secondo alcune fonti, questo elicottero è stato consegnato all'Ucraina dall'aeronautica militare olandese. Attualmente, lo Chinook modernizzato viene usato in molte parti del mondo. Viene anche prodotto su licenza in Giappone e Cina. Amici, cosa ne pensate del CH-47 Chinook? Scrivete un commento. Con questo è tutto per oggi. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella. A presto!